Continua l'emergenza sangue in Toscana, anche nel mese di agosto le donazioni hanno registrato un calo del 15% rispetto a luglio e del 10% rispetto all'agosto del 2019. La situazione è diffusa a livello nazionale e sta interessando anche le regioni che normalmente riescono a mettere a disposizione le proprie scorte in eccedenza per compensare alle carenze di altri territori. Ad aggravare la consueta carenza di sangue estiva sono state le misure restrittive anti-covid, che non hanno consentito alle associazioni di volontariato di portare avanti le loro attività di sensibilizzazione, basilari per cercare nuovi donatori e fidelizzare quelli già attivi. Inoltre, anche per la pandemia di covid, l'attività sanitaria non ha subito particolari flessioni e nei mesi estivi i trapianti sono proseguiti a ritmo elevato. Ricordiamo che chiunque può donare sangue, basta avere tra i 18 e i 70 anni, pesare almeno 50 kg, programmare la donazione e recarsi presso il centro trasfusionale più vicino. In Italia, ogni giorno, oltre 1800 persone necessitano di trasfusioni.